Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, video kawaii, video puccioso, perché oggi mi sono premunita di forbice, andremo a spacchettare una scatolina davvero davvero carina, che è la Kawaii Box. Guardate che bella, tutta rosa, tutta pucciosa, già solo la scatola mi ispira tanto tanto tanto. Andrò ad aprirla insieme a voi, quindi anch'io non so cosa contiene la box, quindi andremo a scoprirla insieme, ma soprattutto rimanete fino alla fine perché c'è un regalo per voi, quindi rimanete fino alla fine del video in maniera da riuscire a spiegarvi tutto. Io direi di iniziare perché sono stra 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 curiosa di questa di vedere cosa contiene questa box che mi ispira tantissimo. Vado a tagliare lo scotch. Voilà. Credo. Ah no, che qui devo tagliare. Profumo di popcorn. Incredibile. Questa box, quando Fede torna, andrà in mani sue, lo sapete, vero? Perché. Allora, intanto è molto carino anche l'hashtag Kawaii Box. Metterò poi anche qualche foto su Instagram. Apriamo un po'. Wow! Guardate che carina, super ordinata, ma poi vogliamo parlare della scatola. Cioè, è bellissima. Guardate, sembra quasi il percorso di Super Mario. Veramente bellissimo. Snap, share, smile, share your Unboxing to win Kawaii Mega Box. Praticamente se l'acquistate avete l'opportunità di scattare una foto, condividerla e partecipare a un concorso. Bellissima, veramente veramente bella. Ecco qua, allora ve la faccio vedere meglio con un'altra inquadratura. Guardate che bellina, che è veramente veramente carina. E qua ci sono appunto, c'è questa cartolina. Poi qua c'è la mia, è la box di gennaio. E appunto rimanete fino alla fine perché vi spiegherò come poter fare per vincerla anche voi, perché potrete riceverla anche voi, la box. E non apro il fogliettino perché dentro c'è tutta la spiegazione di tutti i prodotti che sono nella box, quindi non voglio rovinarmi la sorpresa, al massimo la guarderemo dopo per capire meglio i prodotti. E poi, oh, voilà, quante cosine, che carine! Oddio, queste sembrano delle caramelle. Vabbè, ragazze, adesso vi ho fatto vedere l'anteprima e ora andremo a vedere ogni singolo prodottino. Prendiamo la box e andiamo a prendere una cosa a caso. Vado a pescare nella box. Allora, intanto non poteva non cadermi l'occhio su questo squishy, perché io vado pazza per gli squishy portachiavi. Quanto è carino! Super squishoso. È veramente veramente carino. Poi, questo quando lo vede Fede, ragazzi, impazzisce perché lui adora queste cose. Una balena. Ovviamente rosa, lilla, colori che io amo, dove si può fare appunto uno stampo sulla carta con questa formina qui. Quindi si mette il foglio e si buca. Questo qua lo conosco perché ce l'ha Fede di un'altra, con una forma ad orsetto diversa, però sono molto carini questi per decorare i fogli, le letterine. Poi andiamo a curiosare con queste caramelle che non riesco a capire cosa sono, ma mi ispirano veramente tantissimo. Hanno anche la custodietta chiusa. Aspettate, provo ad aprirne uno. Dai, sono degli evidenziatori, ragazze! Bellissimo! Sono tutti evidenziatori pastellosissimi. Cioè, sono spettacolari, questi sono molto molto utili perché io li utilizzo anche per i documenti, per andare a evidenziare cose importanti, quindi super super utile. Che belli! Poi questi colori qua, tutti pastellosi, questi qua sono i miei preferiti, bellissimi, bellissimi. Questi a Fede non glieli do, questi me li tengo io. Andiamo a vedere cos'altro c'è.
Allora, questa qua perché ogni tanto c'è qualcosa da... No, non è da mangiare. Questo dobbiamo capirlo insieme perché non so se è una specie di slime. È scritto ovviamente tutto in giapponese. Una specie di scienziato pazzo qui. Dopo andiamo a capire bene, ma credo sia per creare delle specie di palline. Squisciose o comunque tipo slime. Dopo andiamo a vedere la spiegazione insieme. Che carino! Questo me lo potrei portare in ospedale perché è una spray bottle, come c'è scritto qui. Molto kawaii, ovviamente, con la faccina del panda. Sarà felice Ricky perché tra di noi ci chiamiamo Pooh, come il panda di Kung Fu Panda. Ed è comodo per mettere anche solo un po' di sapone, un profumino, insomma, qualcosa. E può essere utile per la valigia o per il parto, mettere qualcosina dentro. No, vabbè, ragazze. Un peluche. Apriamoli insieme. Oddio, quanto è carino. Allora, con il... Dai, c'è la ventosa. Ragazzi, è morbidissimo. È super, super morbido. È bellissimo. Guardate che carino con la ventosina. Si può attaccare al vetro. E ha, vabbè, le sue etichettine. Coccolino. È stramorbido, non potete capire quanto è morbido, ma poi quanto è bello. Si abbina al mio pigiama. Siamo tutti e due in bianco, bellissimo, mi piace da morire. Adesso questa poi la richiudo e la faccio riaprire anche a Federico, che morirà. Morirà di felicità. Figata! Allora, c'è tutto un set di mini timbri, io che amo agende, agendine, questi qua sono spettacolari, con tanto di inchiostro, credo, ink pad c'è scritto, e ci sono tutti questi timbrini dentro, molto molto carini, per sempre letterine, decorare l'agendina, veramente veramente bello, mi piace un sacco, stamp set. Una penna stile Sailor Moon, bellissima. È una penna? Sì, ma ha la punta super super fine, guardate. E sono pasticciata il dito. È nera e lucida, proprio quelle scorrevoli, bellissima anche questa. Ma poi vogliamo parlare dello stemma un po' alla Sailor Moon, che non so, magari non è di Sailor Moon, perché potrebbe essere di qualche cartone giapponese, però mi ricorda tantissimo Sailor Moon. Allora, c'è i mini washi tape, guardate che carini, col portascotch, tutti piccolini, guardate che belli. Allora, c'è uno con scritto London, uno con i gattini, uno con i trifogli e i quadrifogli. Uno un po' più natalizio e un altro con dei fili, ago e filo, credo, delle bamboline. Ma poi quanto è carino il portascotch minuscolo. Veramente carino, sempre per decorare le agende, secondo me. O attaccare le foto, veramente carino. Per concludere, in bellezza ci sono degli adesivi, credo siano adesivi. Dessert cake. 30 pezzi, non riesco a capire se sono adesivi o meno, ma noi lo apriamo. Vediamo un po'. Sì, sembrano essere adesivi e sono tutti a forma di dolcini. Quindi all'interno trovate tutte questi qua, proprio torta, ciambellona, il macaron, il budino, insomma,
sfiziosissimo, veramente carini. Ho guardato anche il fascicolino, vedete che qui avete tutta la spiegazione dei prodottini che avete all'interno della box e c'è proprio scritto bene tutto quanto. E ho scoperto che la bustina famosa è per creare, facendo la combinazione di due prodotti che ci sono all'interno, delle caramelle morbide, quindi lo farò poi insieme a Federico. E quindi è una cosa appunto da mangiare, sono delle caramelle. E per quanto riguarda i dolcini c'è scritto proprio stickers, quindi sono adesivi. E credo di avervi spiegato tutto, perché il resto era abbastanza chiaro, quindi comunque qui c'è tutta la spiegazione. Se avete dei bimbi o se siete amanti come me delle cose pucciose, delle cose kawaii, simpatiche, potete acquistarla direttamente sul loro sito. Vi dico anche, ci sono diverse opportunità, potete fare un mese, 6 mesi o 12 mesi, quindi potete provarne anche solo una a $19.90, quindi un po' meno, 6 mesi 18.90 o 12 mesi 17.90. E in più ho ottenuto per voi un regalo, ovvero potete vincere anche voi la box. Non so se è sempre di gennaio o già quella nuova di febbraio, però penso quella di gennaio. Potete vincerla anche voi. Per partecipare dovete essere iscritti al mio canale, iscrivervi alla loro pagina Facebook e a Instagram. Dovete cliccare sul link che trovate qui sotto nell'info box, dovete semplicemente cliccare, andare sul sito di Kawaii Box, registrarvi, quindi vi chiederà credo l'email e automaticamente siete partecipanti del giveaway. Ci penserà a tutto l'azienda, quindi saranno loro che faranno l'estrazione e che spediranno direttamente la box al vincitore. Quindi tutti i dettagli, comunque se ho dimenticato qualcosa, li trovate nell'info box, quindi mi raccomando partecipate in tantissime. Lo sapete che sono un po' tenerona, quindi mi piacciono un sacco queste cose, quindi spero sia piaciuto anche a voi. Ricordate di dare un'occhiata all'info box, che se ho dimenticato qualcosa lì trovate tutti i dettagli. Vi mando un bacione, io la Kawaii Box, vi salutiamo, ciao!